Buongiorno a tutti e benvenuti a quella che è la giornata conclusiva delle celebrazioni per il 130° anniversario dalla fondazione della nostra società operaia. Abbiamo voluto iniziare questa giornata con una conferenza dal titolo 1887-2017, 130 anni di mutualismo a Santa Rita. Una conferenza nella quale rifletteremo sul ruolo del mutualismo in Sicilia e sul passato, il presente e il futuro della nostra società operaia. Lo faremo grazie al contributo del professor Michelangelo Ingrassia, che è docente di storia contemporanea presso l'Università di Palermo e che è sempre molto attento alle società di mutuo soccorso e molto disponibile con la nostra società operaia. E al senatore Vito Bellafiore, che è stato presidente di questo sodalizio dal 1958 al 1966 e poi con le conclusioni del nostro presidente Giuseppe Spina. Prima di giungere a ciò, però, avremo spazio per i saluti delle autorità presenti e quindi daremo spazio alle autorità civili, al sindaco, all'onorevole Oddo, che è deputato questore presso l'Assemblea regionale siciliana, che ha patrocinato questo evento e concesso un contributo economico per affrontare appunto le spese per i festeggiamenti del 130° anniversario e alle autorità, tra virgolette, del mondo delle società operaie, tra cui il presidente del coordinamento regionale delle società operaie, Pippo Ciavirella. A loro raccomando, consentitemi la brevità negli interventi in modo tale da arrivare in tempo poi a quella che sarà la seconda fase della manifestazione, ossia la deposizione della corona di fiori presso al Monumento ai Caduti di Piazza Libertà e all'esibizione della fanfara dei Bersaglieri. Avete visto come nelle nostre locandine, oltre al nostro simbolo e ad altri simboli, ci sia il simbolo di un'altra società operaia di mutuo soccorso, che è la società operaia di Borgaretto, che è legata a quella nostra da un patto di gemellaggio sottoscritto nel 2010, ma che al di là delle carte è legata alla nostra da sentimenti di vera e autentica amicizia, collaborazione e stima, che rendono molto più breve la distanza che ci separa da una società operaia della Sicilia ad una società operaia del Piemonte. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo voluto, con il Presidente e l'intero Consiglio d'amministrazione, che ad aprire proprio la manifestazione, la parte dei saluti istituzionali, sia proprio il Presidente della società operaia di Borgaretto, il professor Beniamino Mirto, a cui passo la parola. Grazie. Io intanto ringrazio per questa opportunità, sono commosso e onorato di poter aprire questa manifestazione così importante oggi per voi di Santa Ninfa, per la società operaia. Intanto porto i saluti di una persona istituzionalmente storica della nostra società operaia di mutuo soccorso di Borgaretto, che quasi tutti gli abitanti di Santa Ninfa e chi soprattutto frequenta la società è Pietro Aliotto, il nostro ex presidente, che è diventato presidente onorario, e io sono quasi un suo indegno successore per il fatto che lui abbia lavorato così tanto per la nostra società di mutuo soccorso. Sarò anch'io brevissimo, però due flash. Il primo, un anno fa eravamo a parti inverse, no? C'eravate voi ospiti da noi a Borgaretto. Giustamente chi mi ha preceduto dice che 1300-1500 km a volte sono un nulla, soprattutto quando c'è questa continuità fraterna e affettiva che lega le due società operaie. E quindi l'anno scorso noi festeggiavamo i 125 anni, pensavamo di raggiungervi, invece voi scappate, siete più veloci, siete già 130. La seconda invece è quella proprio di stamattina, un'emozione forte che avevo già vissuto 5 anni fa, andando al cimitero con la vicepresidente Caterina e con suo marito Antonio. Abbiamo portato un ricordino sulla tomba di Giacalone, e vi ricordo anche le parole ieri di Giuseppe Spina, che diceva che è un po' un trait d'union, no? Questo personaggio che è stato un figlio vostro di questa terra, ma che è diventato un nostro fratello. Ed era commovente pensare questa storia di questo personaggio, che era diventato un personaggio importantissimo per la nostra società a Borgaretto. Ieri lo ricordava, era consigliere comunale, maestro, catechista,
Forse avevi dimenticato che è stato uno di quelli che ha fondato anche la FIDAS, l'Associazione dei Donatori di Sangue. Ed è stato bello pensare a questo personaggio, purtroppo scomparso in questo modo tragico. Concludo, so che la conclusione poi finale oggi sarà del Presidente. Se non erro, il titolo è Santa Ninfa tra futuro, tra passato e futuro. Sì, la società di Santa Ninfa tra passato e futuro. E allora a me piace pensare questo, no? Che siamo stati un piccolo pezzo del passato della società di Santa Ninfa, un piccolo pezzo anche nel presente, e credo che questo nostro gemellaggio e questo nostro sentirci vicini sia un piccolo grande pezzo del futuro della società operaia di Santa Ninfa. Buon lavoro a tutti quanti. Grazie Presidente, la parola al Presidente del Coordinamento Regionale delle Società Operaie, Pippo Ciavire. Buongiorno a tutti e auguri al Presidente, al Consiglio di Amministrazione della Società Operaia di Santa Ninfa, ma auguri anche alla cittadinanza di Santa Ninfa, perché 130 anni si festeggiano sì della costituzione della società di Santa Ninfa, però la società operaria di Santa Ninfa rappresenta la vita del paese di Santa Ninfa, la storia di Santa Ninfa, per cui questo è un anno, come ogni anno le celebrazioni sono un momento per ricordare il passato, per andare ancora per guardare bene il futuro. Io sono il presidente regionale delle società operarie della Sicilia e mi onoro rappresentare tutte le società della Sicilia, ma oggi permettetemi di dire che con un pizzico di orgoglio mi sento di essere mezzo santaninfese, perché ci accomuna l'amicizia con tutti, il presidente Spina, anche con Carlo di prima, ma con tanti amici che ho ritrovato qui stamattina a Santa Ninfa. Venire a Santa Ninfa per me è un motivo d'orgoglio perché proprio da qui, proprio da Santa Ninfa, lo leggevo appunto nella locandina che ha fatto il Presidente, c'è un passaggio che mi è piaciuto tantissimo, non tanto per ricordare il Coresi, ma è importante e bello perché proprio da Santa Ninfa è partita l'idea dell'unione delle società operarie di tutta la Sicilia. Proprio da Santa Ninfa è partita quella iniziativa per cui oggi noi in Sicilia rappresentiamo circa il 60% delle società di mutuo soccorso, e quindi Santa Ninfa ha rappresentato per noi e rappresenterà per noi sempre un motivo di attenzione e di grande considerazione. Noi siamo cresciuti insieme con la società operaria di Santa Ninfa e insieme con gli amici abbiamo ottenuto una legge regionale che da 150 anni mancava in Sicilia, a differenza delle altre regioni d'Italia. Noi abbiamo la legge del 10 agosto del 2012 che per ovvi motivi e per tanti motivi non è perfetta, ma possiamo dire con soddisfazione che finalmente l'abbiamo ottenuta. Approfitto anche della presenza di qualche deputato regionale qui a Santa Ninfa per dire che noi abbiamo bisogno di voi per aggiustare questa legge, perché è impensabile che in tutte le regioni dove esiste una legge, la regione contribuisce anche economicamente per la ricerca, per lo studio delle tradizioni, ma non solo delle società di mutuo soccorso, ma anche del territorio. E qua soltanto in Sicilia la regione, un po' per mancanza di fondi, un po' per la premura con cui si è fatta questa legge, manca. Noi oggi abbiamo il piacere, l'onore di avere il professore Michelangelo Ingrassia, che è il presidente del Centro Studi per la Documentazione e la Ricerca delle Società di Mutuo Soccorso in Sicilia. Rappresenta un pezzo di cultura siciliana, perché insieme al professore Michelangelo Ingrassia ci sono altri professori, altri docenti universitari
che grazie alle società di mutuo soccorso hanno, non dico studiato, ma hanno approfondito e ci hanno fatto conoscere la storia della nostra Sicilia. Vedete, avere a disposizione, avere la collaborazione di questi docenti universitari non fa altro che aiutare noi a crescere qualitativamente. Ed è grazie a loro che noi in questi anni siamo cresciuti. Io termino dicendo una cosa semplicissima, che è quella che sarà stato il caso. Però, come nel 2002 è partita da Santa Ninfa l'idea di essere insieme, di stare insieme e di costituire un coordinamento, da Santa Ninfa parte oggi un progetto su cui l'Assemblea del Corese si dovrà esprimere il 6 maggio, ma anche nei mesi successivi, un progetto di mutualità sanitaria. Oggi le nostre tradizioni sono quelle della solidarietà, del mutualismo, però in un modo tradizionale, che è quello del contributo che noi diamo alla famiglia in occasione di un decesso del socio. Oppure in tante società di mutuo soccorso c'è la tradizione della gestione del loculo cimiteriale. Non abbiamo mai pensato ad una mutualità alternativa, che sono quelli dei servizi sanitari. Sapete benissimo che oggi la sanità è quella che è, per cui o vuoi la prenotazione per una visita medica, o vuoi per problemi importanti, siamo spesso costretti ad andare altrove, o siamo costretti ad andare in cliniche private o ricorrere al privato. Ebbene, noi stiamo pensando anche a questa forma di mutualismo, mettendo un contributo ciascuno di un euro. Diamo la possibilità a chi ne ha bisogno di poter usufruire di questi bisogni. Io mi auguro che, così come è partito il concetto dello stare insieme, dell'essere insieme e del coordinamento delle società di mutuo soccorso, da Santa Ninfa possa partire anche il concetto del mutualismo e rafforzare la nostra solidarietà. Vi chiedo e ci chiediamo oggi se ci sono i tempi e quanto siamo disponibili noi a dare e non ricevere. Dopo 130 anni, dopo 130 anni di storia delle società di Santa Ninfa, è bene oggi riflettere, voi che siete soci di Santa Ninfa, riflettere se ci sono ancora i presupposti per essere considerati tali, cioè aver rafforzato l'idea della solidarietà, aver rafforzato l'idea del mutualismo, e quanto siamo disposti oggi noi tutti, senza egoismo, di aiutare il prossimo, senza pensare a un tornaconto nostro personale. Ebbene, io vi, oggi che voi fate questi 130 anni, vi auguro che possiate continuare così come ha continuato la Società Operaia di Santa Ninfa per 130 anni, per custodire e rafforzare sia la solidarietà che il mutualismo, che sono due concetti importantissimi. Grazie. Grazie Presidente. Prima di passare la parola al Sindaco, vi informo che fra un po' ci raggiungerà il Viceprefetto, la dottoressa Mancuso. La parola al Sindaco di Santa Ninfa, dottor Giuseppe Lombardi. Grazie, io accolgo l'invito che Lorenzo ci ha fatto ad essere breve, perché la giornata è lunga e quindi ci sono innumerevoli interventi che devono susseguirsi. Io innanzitutto ringrazio la Società Operaia per averci invitato istituzionalmente come amministrazione di Santa Ninfa e aver chiesto anche il gratuito patrocinio, in quanto questa iniziativa che oggi si sta svolgendo dentro la Società Operaia la considero un'iniziativa importante, perché oltre a celebrare i 130 anni, a farci capire che se la Società Operaia c'è da 130 anni significa che ha fatto qualcosa di positivo, che è stata capace di inserirsi in maniera organica nel tessuto sociale santaninfese. Il fatto che ora i soci tutti, con in testa il Presidente dell'Amministrazione, cercano di fare questo momento di stare assieme, di feste, è un fatto importante che ci fa capire
la grande valenza che la società operaia ha avuto nei secoli a Santa Ninfa. È chiaro che praticamente parlando di mutualità, parlando di associativismo, parlando di collaborazione assieme fra tutti i cittadini in questa fattispecie, fra i soci, ci viene l'obbligo domandarci perché stiamo assieme, perché praticamente vogliamo stare assieme, ma essenzialmente per fare qualcosa per noi stessi, ma soprattutto per la nostra collettività. Il fatto che la società operaia si è trovata sempre in prima linea nelle iniziative che hanno mirato nel tempo a portare avanti il buon nome di Santa Ninfa come cittadina e a portare avanti il buon nome dei nostri concittadini ci riempie d'orgoglio e lasciatemelo dire, riempie d'orgoglio tutti noi soci. Io sono un socio della lunghissima data pure della società operaia, anche se la frequento pochissimo, ma essere soci significa appartenere a qualcosa di positivo, e il fatto che tutti assieme oggi si sta festeggiando i 130 anni di questa istituzione che è vecchia nei 130 anni, ma ancora è giovanissima, perché davanti alla società operaia io vedo un futuro roseo, un futuro importante, perché la società operaia è un'istituzione che sta coinvolgendo anche i giovani. C'è stata una stasi in un certo periodo storico in cui la società operaia era considerata soltanto un luogo, un'istituzione per persone di una certa età. Oggi no, oggi la società operaia si sta rivitalizzando, dando spazio ai giovani, quindi l'augurio personale mio, ma soprattutto l'augurio di tutta la cittadinanza di Santa Ninfa è che questa tradizione possa continuare, possa espandersi e che la società operaia di Santa Ninfa rimanga sempre un punto di riferimento per tutti i cittadini di Santa Ninfa. Quindi grazie per questa iniziativa e ancora una volta auguri. Ringraziamo il sindaco e diamo la parola all'onorevole Nino Oddo, in rappresentanza dell'Assemblea regionale siciliana. Buongiorno a tutti, io vengo in questo paese sempre con grande piacere, perché amo dire che, siccome mia moglie è originaria di qua, io mi sento mezzo santanenfese e quindi sono molto vicino a questa comunità e ho vissuto le dinamiche di questo territorio e credo di avere percepito quello che significa, ad esempio, questa realtà all'interno della storia di questo paese. L'ho respirato e quindi quando gli attuali vertici della società operaia sono venuti a trovarmi per chiedere che la regione siciliana, in particolare sempre la regione siciliana, desse fattivamente solidarietà a questo tipo di struttura e di iniziativa con un contributo, l'ho fatto veramente con grande piacere, perché conosco il ruolo nella storia di questo paese che ha questa realtà e a mio parere meritava e merita assolutamente un sostegno della natura pubblica. Il Presidente regionale poco fa parlava della possibilità di riconoscere in Sicilia a questo tipo di realtà solidaristiche, mutualistiche, un sostegno pubblico. Io dico che il momento storico non è il migliore per questo tipo di iniziative, perché in Sicilia, per quanto riguarda gli interventi a pioggia a favore di iniziative le più disparate, con una storia molto meno nobile di questa, diciamo, abbiamo spesso sperperato grandi risorse. E si davano contributi in passato a realtà che erano poco più di una targhetta dietro un portone, mentre non venivano rispettate realtà come queste che hanno fatto la storia di un territorio. Per quello che posso, sono disponibile a iniziative legislative, magari con il Presidente Spina possiamo anche rivedere per assumere qualche iniziativa legislativa nella direzione, perché mi sento così come credo che siamo onorati di avere qua il simbolo dell'Ars. Va detto con oggettività che siamo, perché mi piace parlare molto chiaro, siamo a fine legislatura, quindi assumere un'iniziativa legislativa oggi, le possibilità reali di arrivare a un approdo da qua a settembre, quando chiuderemo l'assemblea,
però è un impegno che io assumo con grande piacere con la comunità per quanto riguarda la prossima legislatura, diciamo, se ho il piacere e l'onore di poter rappresentare i siciliani. Poco fa pensavo una cosa. Io vengo da Trapani e siamo all'indomani della Settimana Santa. Lì c'è la processione dei misteri, che è un pezzo di storia della realtà trapanese, e lì vi sono i ceti. Ci sono, sapete che c'è questa realtà, per chi conosce la realtà della processione del Venerdì Santo a Trapani, sai, ci sono questa processione con questi vengono portati per 24 ore in giro per la città, le varie fasi della passione di Cristo, e lì ci sono ogni ceto, i fruttivendoli, gli artigiani, i pescatori, ognuno hanno una loro organizzazione. Trovavo delle affinità. C'è in questa terra, nella nostra terra, che è una terra splendida ma piena anche di contraddizioni, va detto. Abbiamo una natura meravigliosa, una grande storia, e che magari spesso la stampa nazionale mette in risalto alcune contraddizioni che ancora permangono in questa società. Io dico sì, abbiamo delle contraddizioni, certamente che dobbiamo colmare, ma c'è un filo conduttore in tante realtà, di questo modo di stare insieme della gente, tradurre i valori della solidarietà, del mutualismo astratti in concreto nel modo di stare insieme, che sono fondamentali e importanti nella storia di questa regione. Io credo che il professor Garcia è meglio di me, ma anche altri studiosi, questo aspetto dovrebbero approfondirlo. Quanto importante è stato in questa Sicilia questa rete di realtà che magari nascono da contesti diversi, ho unito il sacro al profano poco fa, ma che hanno rappresentato un filo conduttore della vita siciliana e quanto valore oggi abbiano. Io mi chiedo e vi chiedo una cosa, una concezione anche di portata storica. Santa Ninfa, questa è una terra, la Valle del Belice, che ha vissuto vicende varie, ha avuto ferite gravi, quali quelle ad esempio del terremoto del 68 con tutto quello che questo ha comportato. Mia suocera mi raccontava quelle vicende drammatiche, io ero molto giovane. Ecco, io credo che realtà come queste hanno avuto un ruolo importante nel tenere insieme una comunità anche quando, ripeto, la natura è intervenuta pesantemente. E se oggi Santa Ninfa, io mi sento di dire, in una situazione storica, in questa Valle del Belice è una delle comunità più vive anche dal punto di vista sociale ed economico, altre subiscono di più gli attacchi della crisi economica, Sala Paruta, Poggio Reale, cito anche Gibellina, che sì, hanno avuto una vicenda culturale in un'epoca, però risentono di più della crisi, dei giovani che fanno le valigie per andare via. Santa Ninfa mi pare che si difende meglio in questo tessuto, probabilmente questa mutualità, questa solidarietà, questo stare insieme ha aiutato a reggere l'urto delle difficoltà economiche che ci sono state in questa terra e che permangono, evidentemente. Questo è un ruolo importante e io credo assolutamente, e mi piace vedere una nuova classe dirigente, c'è il senatore Bellafiore che rappresenta un pezzo di storia, io direi anche della sinistra, nel mio caso è giusto, la metto anche su questo terreno, ma un pezzo di storia di questo territorio, e che oggi ci sia dal punto di vista anche generazionale, vedo qua il dottore Spina, Lorenzo Ruglio, giovani che prendono il testimone, è veramente bello perché è una storia che continua, ecco, non è una storia anche gloriosa, evidentemente, che però appartiene al passato. Questi sono giovani validi, secondo me ha ancora un senso. Cioè, la vera domanda, e chiudo, a cui noi dobbiamo dare una risposta, a cui sicuramente i vertici della società operaia daranno una risposta, è come coniughiamo il mutualismo e la solidarietà in questo nuovo millennio. Ecco,
sono valori che permangono validi, permangono attuali, ma bisogna evidentemente coniugarli rispetto al momento storico diverso che viviamo, perché mutualità e soccorso nel 2017 è molto diversa di quella che era nell'Ottocento del millennio scorso. Ecco, questa è la vera sfida che credo hanno i nuovi vertici della società operaia, e io sono convinto, li conosco, li apprezzo, li stimo, sono convinto che questa società operaia, questo testimone, è stato passato in buone mani. Buon lavoro. Grazie onorevole, vi dicevo all'inizio come l'obiettivo della giornata sia una riflessione di questa conferenza, sia una riflessione sul ruolo del mutualismo in Sicilia e sulla storia, sul passato, il presente e il futuro della nostra società operaia. Anche per questo motivo diamo la parola al professor Michelangelo Ingrassia, che vi dicevo all'inizio è docente di storia contemporanea presso l'Università di Palermo e che ci parlerà delle origini e dello sviluppo del mutuo soccorso in Sicilia. Prego, professore Ingrassia. Gentili signore, cortesi signori, onorevoli autorità politiche e militari, lasciatemi innanzitutto augurare buon compleanno alla società operaia di mutuo soccorso di Santa Ninfa. Sono onoratissimo di partecipare a questa festa e ringrazio il Presidente di avermi invitato. 130 anni nella vita di un uomo sono tantissimi. Nella vita di una istituzione, ne accennava qualcuno poco fa, sono pochi. E però sono stati questi 130 anni della Società Operaia di Santa Ninfa anni brevi, ma decisivi, intensi. Questa società operaia, in questo momento particolare, in questo istante, rappresenta storicamente tutte le società operaie di mutuo soccorso italiane. Tutto il mutualismo italiano rappresenta storicamente anche le generazioni dei soci che hanno preceduto i soci che si ritrovano qui oggi, perché noi siamo il prolungamento dei nostri morti. Rappresentano anche quella società operaia di Santa Ninfa che si è costituita circa 120 anni fa, oltre i confini della cittadina, oltre la Sicilia, attraverso l'oceano, che si è costituita in America. È esistita una società operaia di emigrati di Santa Ninfa, di emigranti di Santa Ninfa, che si è costituita in America. Ne ha scritto il collega Marcello Saia in un interessante libro. Quindi in questo momento storico noi rappresentiamo tutto questo passato, tutto questo legame di generazioni, e questi 130 anni sono trascorsi grazie anche a questo legame, a questo intreccio. Questa società operaia di mutuo soccorso, tutte le società operaie di mutuo soccorso sono sopravvissute in questi 130 anni a due guerre mondiali, sono sopravvissute alla monarchia. Quando sono nate, quando si sono costituite, avevamo un'Italia monarchica. Hanno assistito al passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Hanno resistito al fascismo e sono sopravvissute al fascismo, agli anni più bui della nostra storia. Sono sopravvissute anche agli anni più bui della storia della nostra Repubblica. E sono sopravvissute agli anni più bui della storia della nostra regione, i cui cittadini, la cui comunità è sempre stata sotto attacco non soltanto sul fronte dei diritti e della libertà, ma anche sul fronte della mafia. E in particolare poi questa società operaia di Santa Ninfa è sopravvissuta ad una tragedia dovuta alla forza esplosiva della natura, il terremoto del Belice. Sopravvissuta rimanendo coerente a quei principi e a quei valori che questa società ha rappresentato fin dall'atto costitutivo, fin da quando, cioè, due folli santaninfesi
e cioè Saverio Giacalone e Michele De Stefani Perez, istituirono nel 1887 questa società operaia. E questi valori sono quelli della mutualità e del solidarismo. Hanno un'età questi valori? Possiamo rinchiuderli nel cerchio anagrafico della esistenza? Origine, nascita, crescita, morte. Lo vedremo. Ma prima di affrontare questo tema, sulla attualità o meno di questi valori, è necessario ripercorrere brevemente il cammino storico svolto dalle società operaie. Vedete, salendo le scale che portavano a questa sala, vi era in esposizione una mostra storica sulla storia del mutualismo. Sicuramente voi avrete letto questi interessanti pannelli che racchiudono la storia del mutualismo dall'età antica fino all'età moderna, contemporanea. E quindi non ho bisogno adesso io di ripercorrerla. Già questa storia, questo fatto che inizi nell'età antica e arrivi fino all'età contemporanea, già questo dimostra come il cammino dell'uomo non sia stato soltanto un cammino dovuto alla competizione, al conflitto, alla guerra, alla lotta per la sopravvivenza, all'istinto di sopravvivenza, mors tua, vita mea. No, ma è stato anche un cammino giocato è compiuto sulla solidarietà, sulla partecipazione. E le società operaie che cominciano a costituirsi in Italia subito dopo l'unità, alcune si erano costituite già prima, per esempio in Piemonte nascono nel 1848, ad opera della borghesia industriale illuminata, che costituisce insieme al ceto proletario, agli operai delle nascenti manifatture, delle nascenti industrie, questi luoghi di incontro e di solidarietà che hanno il compito di andare incontro alle esigenze. Non c'era previdenza sociale, non c'erano istituti sociali, allora hanno il compito di sopperire a questa carenza. Anche in Sicilia, per la verità, nel 48, dopo la rivoluzione, cominciano a costituirsi queste società, ispirate per esempio da un intellettuale come Saverio Friscia, a cui si rivolgono i braccianti e i contadini di Sicilia, di Sciacca, per costituire questa società. Saverio Friscia, amico e compagno di Saverio Giacalone. Saverio Friscia che ispirerà nel 1871 la nascita del Circolo degli Operai. E Saverio Friscia, un intellettuale, e accetta questo invito fatto dagli operai, dagli artigiani, dal ceto medio. Ecco, cominciamo a vedere già una specificità storica siciliana, tipicamente siciliana, della storia del mutualismo, che si integra col mutualismo italiano, ma seguendo un proprio percorso. Lì abbiamo l'incontro della borghesia e del ceto operaio. E l'obiettivo è quello di mantenere la pace sociale, rimanendo però ciascuno nel proprio posto di potere e nel proprio posto economico. In Sicilia invece noi abbiamo i braccianti, i contadini, il ceto operaio, il proletariato di campagna e delle piccole fabbriche, che si mettono insieme agli artigiani, che si mettono insieme al ceto medio e insieme agli intellettuali, contro una borghesia e contro un'aristocrazia, come quelle siciliane, che invece non erano interessate neppure a autorizzare che gli operai si mettessero insieme, perché da soli, con le proprie risorse, con la propria lira messa da parte ogni mese insieme agli altri, potessero costruirsi quella previdenza sociale che non esisteva. Questo è un fatto da non dimenticare, da tenere presente.
perché è più attuale di quanto non possa sembrare. La previdenza che viene organizzata all'interno delle società operaie, e comunque tanto al nord quanto al sud, è una previdenza che non viene elargita dallo Stato, che non viene concessa caritatevolmente dalla Chiesa e che non viene neppure contrattata e donata dal padrone, che pure istituisce le società operaie insieme agli operai. No, è una previdenza che viene pagata con il sangue, con il tempo, con la fatica e con il denaro sottratto a quelle misere paghe dai soci stessi che hanno dato luogo alla società operaia. Non c'è qualche cosa che viene dato da qualcuno che viene regalato. Questo è un aspetto storico che noi non dobbiamo dimenticare, soprattutto quando parliamo delle origini della società operaia di mutuo soccorso. E quindi voi immaginate un attimo i soci che facevano parte di questa società operaia alla vigilia del Risorgimento, parlo della prima generazione, cosa fanno durante il Risorgimento? Quale tipo di risorgimento dell'Italia vogliono? Cosa vedono nella possibilità che l'Italia diventi una e indipendente, come dice Mazzini? Come simboleggia con la forza delle armi l'eroe che in Sicilia verrà dal mare insieme alle mille camicie rosse portando la rivoluzione. Vedono sì il risorgimento della nazione, ma vedono anche il risorgimento delle masse. Masse che rimarranno deluse perché una volta fatta l'Italia non solo non vengono fatti gli italiani, ma quella borghesia liberale, liberista, capitalista, insieme all'aristocrazia terriera del sud, sono unite nel non provocare il risorgimento delle masse, nel non risolvere la questione sociale. E allora, perché meravigliarsi se nel 1861, nello stesso momento in cui si riunisce il primo Parlamento italiano, a Firenze si ha il primo congresso delle società operaie di mutuo soccorso? E perché meravigliarsi se questo primo congresso delle società operaie di mutuo soccorso, allora esistenti, deliberi nel 1861 di portare sul piano politico tutte quelle istanze che venivano rappresentate socialmente? E nello stesso momento in cui le società operaie oltrepassano i confini della solidarietà sociale ed entrano nel territorio della politica e pongono politicamente il problema di una giornata lavorativa che deve durare 9 ore, di un salario che deve essere migliorato, della necessità che il diritto di voto venga riconosciuto a tutti, pongono sul tavolo della politica questa questione, ecco, queste società operaie non solo lavorano per il risorgimento delle masse, ma disegnano un'altra idea dell'Italia e un'altra idea degli italiani e disegnano un altro sistema economico, un altro modo di fare economia, un modo diverso di relazionarsi tra le classi sociali, un modo diverso di relazionarsi tra il potere politico e i cittadini, e chiedono di voler partecipare alla vita politica dello Stato. E quando non lo fanno con metodo pacifico, ecco, lo fanno anche, la storia, lo dobbiamo dunque dire, lo fanno anche attraverso la lotta armata. Aspromonte 1862, che cosa è? Aspromonte, la battaglia di Aspromonte, quando Garibaldi parte, viene in Sicilia, recluta, da dove prende, soprattutto in Sicilia e nel resto d'Italia, i volontari per il tentativo di arrivare a Roma? Dalle società operaie.
Perché? Perché Garibaldi sostiene quel progetto politico che è uscito dal congresso di Firenze del 1861. Perché sostiene quella idea d'Italia. E va a Roma non per unificare il paese, non soltanto per dare una capitale diversa, come scritto sui manuali. Va a Roma perché attraverso la presa di Roma è possibile gettare le fondamenta di una Italia che resti monarchica, ma che organizzi lo Stato consentendo anche ai ceti meno abbienti di partecipare e che consenta anche l'affermazione della giustizia sociale. Ecco, questo processo storico, diciamo, di tentativo politico e armato, 1862, 1865, le rivoluzioni 1866, in Sicilia ancora un tentativo rivoluzionario nel 1874, finisce alla fine degli anni 70 e questa società operaia di Santa Ninfa in particolare nasce nella seconda fase. Quando cioè questo movimento democratico e socialista che si è formato negli anni 60 dell'Ottocento attraverso queste battaglie ha la consapevolezza che è arrivato il momento di partecipare all'interno delle istituzioni alla lotta politica per l'affermazione dei valori rappresentati dalle società operaie di mutuo soccorso. Non a caso proprio qui a Trapani un personaggio straordinario come l'internazionalista Sceusa, Francesco Sceusa, sarà tra coloro che proporranno la necessità di candidarsi alle elezioni, di partecipare, di entrare nel Parlamento, di tentare di dare una svolta all'interno delle istituzioni. E questo era anche il progetto di Saverio Giacalone e di Michele De Stefani Perez. Un aristocratico, è stato detto De Stefani Perez, appartiene a quella aristocrazia che ha capito che se non vuole scomparire come forza storica, deve farsi paladina e aristocratica delle forze del progresso che avanzano, delle forze della democrazia, delle forze del socialismo. Probabilmente lo ha appreso anche da Donna Ippolita Perez, che visse a lungo qui a Santa Ninfa e che fu, narra la leggenda, ma abbiamo anche i documenti storici che lo testimoniano, colei che cucì il primo tricolore siciliano che venne dato a Garibaldi dopo la battaglia di Calatafimi. Non è l'unica famiglia aristocratica che si impegna per il socialismo e che si impegna a favore dei ceti meno abbienti che avremo in Sicilia. Diceva l'onorevole Oddo Terra di contraddizioni. Ma per esempio a Palermo noi abbiamo la famiglia dei Tasca di Coutò, e Alessandro Tasca di Coutò fu uno degli esponenti del socialismo siciliano più importanti e più dimenticati, di quelli che morirà solo sotto le bombe del 1943 dopo aver fatto una strenua opposizione a Mussolini, uno di quelli che dilapiderà il proprio patrimonio economico non come l'aristocrazia siciliana che ambiva ai saloni del Gattopardo, dilapiderà il proprio patrimonio economico fondando giornali socialisti, aprendo sezioni socialiste alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento, fino al 1920, prima di finire al confino, dopo il confino e così via. Ecco, tutte queste storie si intrecciano nelle società operaie di mutuo soccorso. In questo contesto, e mi avvio alla conclusione, la società operaia di Santa Ninfa ha una ulteriore particolarità che la rende diversa dalle altre società operaie che nascono in quello stesso momento. Ed è questa. In questo estremo lembo della terra siciliana, alla fine dell'Ottocento, la crisi, no? Una parola che ricorre nella storia, ecco un'altra parola, per esempio, di cui dovremmo chiederci se ha un'età. La crisi è più dura che altrove. Nel trapanese la giornata lavorativa di un bracciante agricolo veniva pagata 1,30 lire, mentre a Monreale
lo stesso bracciante agricolo guadagnava 2 lire e 20 centesimi. Nel trapanese l'analfabetismo colpiva l'83% della popolazione, è il dato più alto della Sicilia di quel tempo. Nel trapanese, su una popolazione di 360.000 abitanti, 368.000 circa, gli occupati erano appena 11.000. 11.000 persone dovevano campare 360.000 persone. Che cosa era la solidarietà a Santa Ninfa a fine 800? Che cosa significava mutualità in queste condizioni a Santa Ninfa? E nonostante tutto, questa lotta che metteva di fronte, come scrive Francesco Brancato, i pochi che avevano tutto e i molti che non avevano nulla, questa lotta può essere resa possibile grazie alla società operaia di mutuo soccorso, all'interno delle quali i soci votano per i propri organismi. Guardate un po' che contraddizione. Il bracciante non poteva votare per il proprio deputato, per il proprio consigliere comunale, ma poteva votare per gli organismi della società operaia. All'interno della società operaia si impara a leggere e a scrivere, cioè si fa formazione. Vorrei ricordarlo oggi. Le società operaie facevano quella che noi oggi definiamo formazione professionale e probabilmente facevano, scusate, diamo il tempo al viceprefetto di accomodarsi, prego, le diamo il benvenuto anche con un applauso. La vediamo particolarmente stanca, si rilassi. Dicevo che all'interno delle società operaie si faceva formazione professionale. Qualcuno oggi dovrebbe andarsi a studiare il metodo di formazione professionale che si faceva all'interno delle società operaie. Veramente, se fosse stato studiato prima, non avremmo avuto l'esito drammatico della formazione professionale in Sicilia di questi anni. All'interno delle società operaie si studiava e si praticava l'amministrazione, perché occorreva gestire la cassa della società operaia. Occorreva organizzare le attività della società operaia. Se un socio perdeva il lavoro, bisognava intervenire dandogli da che vivere fino a quando non gli si trovava un nuovo lavoro. Se qualcuno si infortunava, e non esisteva ancora l'INAIL, bisognava dare ciò che era necessario perché nel frattempo il socio potesse riprendersi. Bisognava dargli anche le cure. Quindi c'erano tutte queste attività da gestire ed erano gestite dai soci stessi, cioè dai braccianti stessi, dai lavoratori stessi, dagli artigiani stessi. E dunque si imparava ad amministrare. E tanto che la prima classe dirigente nelle elezioni comunali in cui andranno a votare finalmente anche coloro che non sapevano leggere e scrivere verranno dalle società operaie, in cui si imparava dunque non soltanto a leggere e scrivere, ma si imparava anche una coscienza civile, si imparava anche come partecipare politicamente alla cosa pubblica, si imparava anche come amministrare la cosa pubblica. E io trovo che tutto questo sia molto più attuale di quanto non lo pensiamo, perché oggi spesso ci ritroviamo con una classe dirigente politica ed economica che non ha nessuna esperienza pregressa di amministrazione e che viene mandata allo sbaraglio o perlomeno sceglie volontariamente di arruolarsi per andare a combattere nella prima fila con un obiettivo ben preciso che è diverso da quello simboleggiato da quelle due mani.
E allora a questo punto noi dobbiamo chiederci, lo chiedeva poco fa l'onorevole, come coniugare il mutualismo nel nostro tempo. Forse dovremmo cambiare prospettiva. Dovremmo chiederci come tornare al mutualismo, visto che il nostro tempo, che si è allontanato da quei valori del mutualismo, che si è allontanato da quei valori della solidarietà, oggi è un tempo in cui trionfa l'ingiustizia, l'egoismo, il profitto, in cui la vita di un uomo, bracciante o professore che sia, vale in base a ciò che ha e non in base a ciò che è. Come dobbiamo tornare ad un sistema di vita diverso? Presto, forse non la nostra generazione, ma la successiva sarà chiamata a combattere una sfida gigantesca, che è quella tra l'egoismo, tra le forze dell'egoismo, che oggi sono dominanti, e le forze dell'altruismo. Guardate che noi, in questo nostro tempo, piano piano stiamo tornando a 130 anni fa. Vogliamo confrontare i dati dell'emigrazione giovanile di Trapani e del Trapanese di oggi con i dati dell'emigrazione del 1894? Vogliamo confrontare i dati sull'occupazione? E sul fronte dei diritti di chi riesce ad avere un lavoro? Siamo certi che oggi i diritti di un giovane che va a lavorare nel call center siano inferiori o superiori ai diritti che aveva un bracciante agricolo nelle campagne del latifondo? Io credo che noi stiamo tornando, dopo aver conquistato, grazie all'impegno delle società operaie, una serie di diritti sociali, una legislazione sociale tra le più avanzate. Oggi stiamo tornando indietro e vince il profitto. Allora, se è così, io credo che prima o poi questa sfida tra l'egoismo e l'altruismo dovrà essere combattuta. E guardate che tutto dipende da questa scelta. E noi già oggi possiamo cominciare a scegliere tra l'egoismo e l'altruismo. Il sistema economico dipende da questa scelta. Il sistema politico dipende da questa scelta. La nostra Costituzione ha già fatto una scelta. Il capitalismo finanziario, così come ci è stato rappresentato, non è irreversibile. È possibile uscire dal capitalismo, che genera ingiustizie. Per andare dove? Lo insegnano le società operaie. Nel mutualismo, nel cooperativismo, in quella economia reale, in quel lavoro soggetto dell'economia e non oggetto del profitto. È possibile, diciamo, riprendere le coordinate che i nostri del passato ci hanno lasciato in consegna. E certo, se nelle vicinanze, nell'approssimarsi di questa sfida, anche il Centro Documentazione Studi del Coordinamento Regionale delle Società di Mutuo Soccorso, ne approfitto, ne accennava il Presidente regionale, avesse più strumenti in più per mobilitare i giovani e i docenti alla ricerca, probabilmente noi potremmo già da adesso elaborare delle risposte e preparare quella che non può che essere la speranza di una vittoria in questo conflitto che si prepara tra egoismo e altruismo. E la vittoria non può che essere quella che ci hanno insegnato i nostri morti, la vittoria della solidarietà.
la vittoria della mutualità. Pensiamoci, forse, e speriamo che siamo ancora in tempo, è arrivato il momento di ricominciare tutto da capo. Grazie professor Ingrassia, diamo il benvenuto anche noi alla signora viceprefetto, la dottoressa Mancuso, e diamo la parola al senatore Bellafiore che ci parlerà della società operaia di mutuo soccorso di Santa Ninfa nel dopoguerra. Grazie. Dopo la dotta e circostanziata relazione fatta dal professor Ingrassia sul contributo che la società operaia ha dato ai siciliani, parlando della Sicilia, il contributo alle persone maggiormente bisognose, la storia della società che ha dato voce e assistenza a chi non aveva né voce né assistenza, io mi permetto di sottolineare alcuni aspetti particolari della società operaia di mutuo soccorso di Santa Ninfa. 130 anni fa la società operaia Santa Ninfa sorge per la volontà, per la determinazione di due nostre illustri concittadine, uno nobile Michele Di Stefano, proprietario terriero, che ha avuto la sensibilità di farsi carico, di dare una risposta ai bisogni dei cittadini di Santa Ninfa di quel periodo, e di un socialista, Saverio Gegalone. Entrambe 130 anni fa, non oggi, hanno avuto la statura politica e morale di dare vita alla nostra società, che ha creato le condizioni oggettive di fare diventare Santa Ninfa un punto di riferimento e di esempio per tutta l'intera collettività della Valle del Belice. La società operaia ha dato la possibilità ai cittadini, come ha detto il professore Ingrassia, di poter avere l'iscrizione per avere la pensione, di poter avere un'assistenza, di poter nella attività quotidiana di scambio di idee tra i partecipanti portare un'evoluzione significativa, una maturità sociale e politica che prima non esisteva. Non c'era allora la televisione, molti analfabeti, c'erano soci più evoluti che la sera leggevano il giornale ai lavoratori che venivano dal lavoro giornaliero, leggevano romanze di significato storico e sociale, hanno consentito un'evoluzione all'intera collettività di Santa Ninfa. Il ruolo però che ha avuto questa società, che è stato un ruolo esaltante non solo per Santa Ninfa, per evitare che possa essere un giudizio di parte, io vorrei farlo esprimere sottolineando alcune cose che sono state dette in una ricerca fatta, in uno studio fatto dall'Università di Pavia, e che questa ricerca, dopo una ricognizione nel Belice, è caduta sul comune di Santa Ninfa e soprattutto per il ruolo che la società operaia aveva avuto in questa nostra realtà. Infatti
questa università nel 68 pubblica un libro edito dal Mulino di Bologna, La terribile occasione, parla del terremoto del Belice e parla del perché l'Università di Pavia prende come punto di riferimento, come esempio, la collettività di Santa Ninfa da esaminare, da dettagliare e da indicare come esempio a certe condizioni arretrate nel meridione d'Italia, per poter prendere ad esempio quello che era stato fatto a Santa Ninfa. Quindi io mi permetto di stracciare da questo volume dell'Università di Pavia fatto su Santa Ninfa dopo il terremoto alcune cose che vengono dette, che mettono in evidenza il ruolo socialmente e politicamente che ha avuto la società di Santa Ninfa in questo processo evolutivo della nostra società. Lo studio del caso Santa Ninfese, dice il professore Rostan dell'università che ha fatto questa ricerca, come già detto nella premessa, la decisione di occuparsi del caso Santa Ninfese è dipesa dal fatto che Santa Ninfa è risultata l'unica comunità ad avere colto l'occasione di sviluppo offerta dalla ricostruzione seguita al terremoto del 1968. L'interesse per il caso Santa Ninfese è suscitato dal fatto che già le comunità coinvolte in modo simile dallo Stato, dalla situazione relativa alla ricostruzione, soltanto una, quella di Santa Ninfa, appunto, si è sviluppata industrialmente. L'associazione locale, e quindi un riferimento specifico a quello che è oggetto oggi della nostra riunione, l'origine della particolare condizione politica di Santa Ninfa è piuttosto remota e va ricercata nella vicenda accaduta in Santa Ninfa verso la fine del XIX secolo. Nel 1887, infatti, viene fondata a Santa Ninfa, come viene anche in altri paesi della Sicilia occidentale, una società di mutuo soccorso, la Società Operaia di Mutuo Soccorso Umberto I. Successivamente, nel 1893, viene costituito qui, come in altri comuni dell'isola, un fascio di lavoratori. La società viene fondata da due esponenti di famiglie facoltose, Saverio Gicalone, ingegnere agronomo del comune di Santa Ninfa, dirigente dei fasci siciliani, e anche esponente socialista della provincia di Trapani fino al fascismo, Michele De Stefano Perez, detto Don Micheleneddo, proprietario terriero. All'inizio dell'adesione al sodalizio è riservata agli artigiani e alle maestranze artigiane. Solo in un secondo momento diventeranno soci anche gli altri agricoltori e successivamente, in opera più recente, i diplomati. La società assolve a diverse funzioni, dice questo studio dell'Università di Pavia, grazie a un sistema di sottoscrizione, assicura pensione o sussidi continuative ai soci anziani, sussidi ai soci ammalati o infortunati, sussidi straordinari alla famiglia di un socio defunto, sussidi speciali in un caso di morte per infortunio sul lavoro. La società inoltre contribuisce alle spese funerarie dei soci defunti, cura la composizione delle
la concordia delle controversie e delle vertenze fra soci mediante un ufficio di conciliazione ed esercita un controllo sul comportamento dei soci tramite un apposito comitato. Ha una sua piccola banca e una biblioteca. L'esistenza di questa associazione permette di incontrarsi, di stringere legame di solidarietà, di riunire insieme analfabeti e persone che sanno leggere. Come si è cercato di mostrare, l'esistenza della società operaia indica la formazione di un'identità collettiva che è nata per la base per successivi momenti di mobilitazione prima e dopo il terremoto. Inoltre, anche nel momento più caldo dell'esperienza dei fasci siciliani, si ricorda l'eccidio di Gibellina avvenuto a pochi chilometri da Santa Ninfa. La presenza della società ha conferito una certa stabilità all'azione collettiva, evitando il ricorso alla violenza. La presenza della società operaia di mutuo soccorso fin dalla sua fondazione, avvenuta grazie all'iniziativa di membri di elite locale nel tempo in accordo con gli artigiani locali, la società ha favorito la comunicazione e la collaborazione tra stati diversi della popolazione. In particolare, essa ha favorito l'incontro tra artigiani, operai e contadini, tra analfabete e persone che avevano un minimo di istruzione, tra membri di diverse parti politiche. La società può quindi essere considerata come un luogo di formazione. Tutto questo è stato detto la sua operaia di Santa Ninfa, e quindi questi aspetti che sono anche particolari della nostra società di Santa Ninfa, queste condizioni hanno creato poi a Santa Ninfa risvolti positivi nella sua evoluzione, nella sua emancipazione. Io voglio ricordare che quelle che hanno governato Santa Ninfa quasi al 100% si sono formate, sono soci della società operaia. Voglio ricordare Vincenzo Fergione, che è stato presidente della società, anche uno dei primi sindaci di Santa Ninfa dopo il fascismo, Nino Borgese, il sottoscritto, Stefano Geramita, l'attuale sindaco lombardino. Ecco, queste dirigenti del governo locale nascono, crescono, si formano come nella società operaia di Santa Ninfa. E anche sono soci di Santa Ninfa e sono formate nella società operaia e che hanno poi dato un contributo nell'attività pubblica, persone come l'attuale presidente della società operaia, che nel passato consiglio è stato eletto consigliere comunale e capogruppo del consigliere comunale di opposizione al consiglio comunale, Francesco Bellafiore, socio della società operaia, che è stato eletto consigliere nella passata consiglio comunale, è stato capogruppo del consigliere di maggioranza. Un altro presidente che è stato lungamente presidente della società operaia è stato assessore apprezzato, Bivona, della società operaia. Ecco, diciamo che il gruppo che ha diretto le sorti del nostro paese trova origine, si è formato nella società operaia.
e questo gruppo dirigente, prima del terremoto, ispirato, formato nella società operaia, prima del terremoto, già ha dato vita con la presenza di un comitato di coordinamento per la rinascita del Belice, ha dato vita nel 62 a Santa Rinfa un incontro per dare l'incarico di un piano di sviluppo socio-economico della Valle del Belice. L'incarico è stato dato ai Lusci progettisti, progetto che è stato elaborato per la rinascita del Belice, è stato elaborato e presentato nel marzo poi del 67 in una marcia itinerante a tutti i cittadini della Valle del Belice, al termine poi è stato presentato ai governanti di Palermo e di Roma, e cioè è avvenuto prima del terremoto, da illustre uomini di cultura che erano al nostro fianco, come Daniele Orce, Luciano Radice, Ernesto Treccane, Carlo Leve, questi hanno dato voce a queste nostre richieste che erano frutto di un'elaborazione che partiva dal basso per dare uno sviluppo alla Valle del Belice. Mesi dopo la presentazione di questo progetto abbiamo avuto il terremoto della Valle del Belice, e anche in questa occasione Santa Ninfa, i suoi amministratori sono diventati i punti di la cittadinanza tutta di Santa Ninfa, con manifestazioni, proteste, stopere e proposte, anche senza mai fare sfociare le proposte in rivolta, sono stati artefici di una battaglia per la rinascita e la ricostruzione della Valle del Belice. Santa Ninfa, a Santa Ninfa si sono accerciati i momenti più significativi delle battaglie per la rinascita della Valle del Belice. Il sindaco di Santa Ninfa allora lungamente è stato il presidente del coordinamento dei sindaci della Valle del Belice, perché è stata riconosciuta a Santa Ninfa questa maturità di poter mediare le varie esigenze e portarle avanti e presentarle alle nostre governanti. Con queste battaglie siamo riusciti ad ottenere sul piano legislativo interventi per la ricostruzione, e anche sul piano legislativo riconoscimento per interventi sulla rinascita. Per la ricostruzione al 90% ci siamo riusciti, per la rinascita siamo all'anno zero. E qui allora, caro Presidente, la battaglia, unitamente all'amministrazione comunale di Santa Ninfa, unitamente a tutte le altre amministrazioni, la battaglia va portata avanti anche col contributo della società operaia, come ha fatto in tutti questi 130 anni. Noi fra 9 mesi abbiamo un appuntamento importantissimo, è il 50° anniversario del terremoto del Belice. Ecco, in quell'occasione credo che Santa Ninfa deve fare un consuntivo delle cose fatte, del contributo che ha dato a tutta la battaglia per la ricostruzione e la rinascita del Belice, ma soprattutto deve riprendere il filo per una ripresa economica, per consentire il blocco dell'emigrazione selvaggia dei nostri giovani, per creare le condizioni di un futuro migliore per i nostri figli, per i nostri nipoti. Credo che la società operaia, che così significativamente ha dato un contributo per l'evoluzione di Santa Ninfa, che è servito anche a migliorare le condizioni generali della Valle del Belice, vorrà anche essere presente in quell'appuntamento e continuare a dare un contributo nel filo delle migliori tradizioni. Per quanto mi riguarda, per quello che ho fatto, per l'esperienza che ho, io sono disponibile e senz'altro anche da solo a quell'appuntamento ci sarò. Ringraziamo il senatore Bellafiore e diamo la parola al presidente Giuseppe Spina per l'intervento sulla società operaia del presente e del futuro. Prego. Signora viceprefetto, professore Ingrassia, senatore Bellafiore, presidente Mirto, autorità civili e militari, ospiti di Santa Ninfa e
dei paesi vicini, soci carissimi della società operaia. Grazie innanzitutto per aver voluto accogliere l'invito di questo sodalizio a prendere parte alle manifestazioni per il 130° anniversario di questa società operaia di mutuo soccorso. Abbiamo cercato in questi 3 giorni di sintetizzare quella che è stata l'attività della società operaia nei suoi 130 anni e quella che è l'attività che svolge giorno dopo giorno. Nelle prime righe del nostro statuto si legge come la società operaia abbia come compito primario quello di promuovere il benessere economico, sociale e culturale dei propri associati. E questo noi abbiamo cercato di farlo in questi 3 giorni con le manifestazioni di cui voi siete ampiamente a conoscenza e cerchiamo di farlo assolutamente giorno dopo giorno. È stata una serie di manifestazioni che abbiamo preparato con dedizione dall'inizio, dall'apertura della mostra, che particolarmente si sofferma su quella che è stata la storia della società operaia di Santa Ninfa e delle società in generale, anche della storia e dell'architettura di Santa Ninfa, per passare poi a dei momenti culturali come quello di ieri sera e come quello che vedremo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora fuori da questa società operaia, per passare da questa conferenza che certamente vuole essere la sintesi e anche la messa a punto di progetti e di strategie per il futuro. Il mio intervento titola La società operaia tra presente e futuro. Vi dico senza presunzione, ma con la consapevolezza di ciò che appunto è la società operaia di oggi, che il presente può essere definito assolutamente roseo, è un presente florido, perché siamo in 630 soci con un attivo di qualche decina di migliaia di euro, senza assolutamente nessun problema di bilancio, con una bella struttura in cui abbiamo potuto ospitarvi e con la possibilità di mettere a segno una serie di iniziative di cui queste di questi giorni sono soltanto un fulgido esempio. Già abbiamo sviluppato quelle che sono le forme mutualistiche di cui parlava il Presidente Ciavirella, perché è bene fare una precisazione in questo campo. Il mutualismo di cui spesso sentiamo parlare, se non si ha dimestichezza, se magari non si è all'interno di una struttura come questa, si ha qualche difficoltà a recepirlo come nel suo significato più intenso. E forse è proprio andare alle origini che ci consente di avere una conoscenza e di comprendere meglio questo concetto. Avrete certamente sentito parlare nei primi giorni di aprile al telegiornale, in tutti i telegiornali, di una prassi che è divenuta ora più conosciuta. È stata definita saparadura, ed è un termine sardo che significa riparazione. Era quella pratica che i pastori sardi utilizzavano mettere a punto quando uno di questi allevatori perdeva il gregge per malattia o per esempio per averlo avuto ucciso da lupi o da cani in selvatichite. A questo punto gli altri pastori di quella zona si privavano di una parte del loro gregge per ricostituire quello al malcapitato pastore e quindi evitargli di finire in miseria. È una forma di mutualismo semplicissima, abbe origine senza complicazione di carattere legislativo e neanche economico, che si manifestava soltanto in quelle particolari occasioni. Il 1° aprile sono sbarcate nei territori delle Marche e dell'Abruzzo, nei paesi terremotati dove la maggior parte degli animali è andata persa a seguito del terremoto, dei camion con migliaia di pecore provenienti proprio dalla Sardegna, ed è stato uno straordinario momento sia di manifestazione di solidarietà sia anche perché sono riusciti a far giungere quel concetto di mutualismo che per certi versi è sempre confinato all'interno delle nostre strutture ad avere un risalto internazionale e una conoscenza maggiormente approfondita. Da lì e da queste prime forme assistenziali poi via via si è arrivate alle forme più complesse come le società operaie. E vi dicevo, il presente è assolutamente roseo e assolutamente florido. Il futuro desta qualche perplessità, desta certamente qualche preoccupazione, perché il futuro per definizione desta preoccupazione, ma anche perché il mutamento delle condizioni sociali ed economiche, non soltanto di questo territorio, è chiaro
che ha determinato che tanti giovani, quei giovani che negli anni 50-60, che alla fondazione della società operaia iniziavano a lavorare in età quasi adolescenziale e che quindi avevano già un reddito seppur molto esiguo e sentivano l'esigenza di associarsi a strutture di questo genere, oggi con la difficoltà di introduzione al mondo del lavoro, con un'offerta ricreativa che è molto più vasta rispetto a quella che c'era precedentemente, con un sistema sanitario nazionale, un welfare, delle pensioni statali che prima non c'erano, chiaramente rende il ruolo delle società operaie, se vengono interpretate così come fino a qualche decennio fa venivano interpretate, particolarmente difficile. Eppure io credo che anche in questo caso ci può aiutare il ritorno alle nostre origini, perché vedete, mentre nel nord Italia sono rimasti attaccati, ce lo può testimoniare il presidente della società di Borgaretto, a queste caratteristiche mutualistiche e quindi anche con il benessere economico e sociale che si è sviluppato, hanno studiato dei sistemi integrativi paralleli a quelli che assicurava lo Stato e quindi elargito servizi anche sanitari ai soci. Nel centro-sud, come spesso è anche nostra abitudine, ci siamo un po' adagiati e questi nostri sodalizi hanno subito una deriva che è andata verso una semplice attività ricreativa con il mantenimento di qualche forma mutualistica per mantenere quello status che le società operaie hanno. Ed oggi che i giovani sono sempre meno attratti da queste forme ricreative per l'ampia offerta che esiste, forse sarebbe opportuno ritornare a studiare questi modelli mutualistici, come ha fatto la società operaia di Santa Ninfa. Noi siamo riusciti ad avere una convenzione con un centro polidiagnostico che assicura delle prestazioni a prezzo notevolmente inferiore rispetto a chi non può usufruire di queste convenzioni. L'abbiamo fatto anche per i nostri familiari, siamo riusciti a mettere in campo il cosiddetto fondo malattia di cui parlava prima il presidente Sciavirella, potendo assicurare, grazie alla contribuzione di ogni socio, un sussidio a chi avrà problemi sanitari di una certa gravità. Manteniamo quel contributo in caso di decesso del socio, che non è certo simbolico, ma è un contributo che serve per quella che è la famiglia all'indomani della dipartita di uno dei nostri soci, e studieremo e cercheremo sempre di andare in questa direzione, per esempio con la possibilità che abbiamo avuto di ospitare ieri e l'altro ieri dei medici in questa società operaia, che gratuitamente hanno sottoposto a delle visite mediche, in particolar modo per la prevenzione di alcune patologie, una grossa fetta dei nostri soci. E se fate un calcolo, la società operaia ha, come abbiamo visto, un fine utilitaristico: se abbiamo fatto circa 150 visite, comprenderete che ci aggiriamo sull'ordine di una decina di migliaia di euro, e quindi credo che abbiamo promosso anche il benessere economico dei nostri soci e delle nostre famiglie. Credo che è su questa direzione che dobbiamo lavorare, in collaborazione con le altre istituzioni, in collaborazione con le altre società operaie, di cui ci sono rappresentanti che ringrazio, e credo che sia questa la strategia vincente, la strategia che assicurerebbe alle società operaie di non rimanere degli organismi che già di per sé sono dei baluardi di certi valori importanti per tutte le nostre comunità, ma anche di diventare dei centri di erogazione di servizi, dei centri che possono migliorare la qualità della vita dei nostri associati. E questo lo dico con la consapevolezza del presente, per averlo vissuto in questi momenti, e per la conoscenza del passato che ho avuto modo di approfondire anche assieme ad altre persone di questa società operaia, perché so che questa è la società operaia di Don Michele De Stefani Perez, che è stato uno dei fondatori e che, pur essendo un nobile possidente, aveva il pallino assolutamente positivo di aiutare la povera gente, costruttore e sostenitore della fondazione anche dell'ospedale a Santa Ninfa, del primo ospedale, oltre che della società operaia. E la società operaia di Saverio Giacalone, l'animatore dei fasci siciliani, come è stato detto, famoso anche al di là dello stretto, ma è la società operaia di tanti altri presidenti, di Don Riboldi, che è socio onorario di questo
sodalizio del senatore Bellafiore, dei compianti Giorgio Biondo ed Enzo Saladino, di Carlo Di Prima, di Peppe Bivona e di tutti gli altri presidenti e amministratori, ma soprattutto di tutti quei soci che talvolta anche con difficoltà, mi riferisco per esempio al momento della fondazione della società o agli anni post terremoto, quando oltre a dover costruire la propria casa, ad affrontare spese e difficoltà non certo semplici, hanno pensato anche alla ricostruzione della società operaia e ci hanno donato questa straordinaria sede in cui oggi noi possiamo muoverci e possiamo pianificare quello che è l'attività di questi giorni. La società operaia di tutte queste persone che l'hanno resa grande. Io credo che fin quando a Santa Ninfa ci sarà la società operaia, ci sarà certamente un presidio di solidarietà, di legalità, di impegno civico, di impegno sociale, di impegno pubblico, di tolleranza, di integrazione e di tutti quei valori di cui la società civile in generale ha bisogno per andare avanti e per creare un futuro migliore. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie Presidente. Prima di passare la parola alla signora Viceprefetto per un breve saluto, apriamo una parentesi. Grazie ad una idea del nostro brillante segretario Vittorio Martino, abbiamo deciso in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Santa Ninfa di dare vita ad un concorso dal titolo Solidarietà e Lavoro che consentisse alla società operaia di farsi conoscere anche presso i più giovani di Santa Ninfa, perché parliamo di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. E in questo senso abbiamo proposto e abbiamo trovato l'entusiasmo anche da parte dei dirigenti e degli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di realizzare un concorso per alcune classi dell'Istituto Comprensivo, realizzando dei disegni che poi sarebbero stati sottoposti ad una valutazione, e abbiamo deciso di premiare due disegni. Uno di una scuola primaria e uno realizzato da una classe della scuola secondaria. Invito il segretario ad avvicinare sia i disegni che il premio, che consiste, in accordo proprio con l'Istituto Comprensivo, in una serie di DVD e libri che siamo sicuri saranno utili alla crescita di questi ragazzi. Se portiamo i disegni, sono qua. I due disegni sono stati realizzati, il primo dalla classe 4A della scuola primaria e nello specifico da una bambina che si chiama Sonia Pecorella. Mentre il secondo disegno è stato realizzato dalla classe 2B della scuola secondaria di primo grado e dalle alunne Giusy Lombardino, Silvia Roppolo e Costanza Palmeri. Allora, io volevo ringraziare la società operaia per averci dato l'opportunità di riprendere questi argomenti che per noi sono pane quotidiano. Speriamo che questa iniziativa venga ripetuta negli anni. Grazie. Grazie ancora e passiamo la parola alla signora viceprefetto, dottoressa Mancuso. Buongiorno a tutti. Io porto il saluto del prefetto che non è potuto venire per altri impegni. Vi ringrazio di avermi dato questa occasione per un momento anche mio di riflessione, perché mi ritrovavo in difficoltà un poco a pensare a questa società dal termine ormai mi sembrava desueto. Le mie reminiscenze storiche e giuridiche un po' mi hanno aiutato, però pensando e leggendo e documentandomi e anche ascoltando con piacere la rievocazione, mi sono accorta che in realtà si parla di un istituto a supporto di una probabilmente
della società di Santa Ninfa, perché capisco che l'elevato numero dei soci e il tempo trascorso così bene con tante attività identifica proprio una comunità, la città. Mi sembra tutto sommato che le preoccupazioni verso il futuro non ci siano, perché venendo anche dal premio che viene dato ai giovani che avranno studiato la storia, ci siano un po' le basi per il futuro, cioè la consapevolezza del territorio, ciò che deve offrire, lo sviluppo. Quindi merito senz'altro a tutti voi che avete creato questa occasione per i giovani di riflessione e costruite già, voglio dire, il futuro per voi. Il senatore Bellafuori che mi ha riportato ad altri tempi in cui si parlava di gente che stava insieme, che era analfabeta e scolarizzata, quindi i primordi di una società che si doveva sviluppare. Senz'altro la società è cambiata, però c'è tanto ancora da fare. Le parole del presidente di legalità, solidarietà, mi sembra che ne siano proprio di una società del futuro, e l'impegno che avete assunto, penso per la città l'avete assunto, non soltanto per i soci, è ben augurale. La città sicuramente vi ringrazierà, oltre ai trascorsi di politici famosi che avete ricordato, per l'attività che sarà vissuta e vi renderà vitale la società ancora, l'impegno che potrete dimostrare ancora. Grazie di avermi fornito anche questa occasione. Grazie. Grazie dottoressa. Prima di spostarci in Piazza Libertà, dove vi ricordo ci sarà la deposizione della corona di fiori al Monumento ai Caduti e l'esibizione della fanfara dei bersaglieri, io voglio ringraziare ancora una volta i nostri ospiti e le autorità presenti, e per farlo e per ringraziare le delegazioni presenti abbiamo preparato degli attestati di partecipazione che consegneremo a partire, che il Presidente consegnerà a partire proprio dal Presidente della Società Operaia di Borgaretto e la delegazione della Società Operaia. Professore, abbiamo la pergamena
è una guida archeologica del Servizio Pubblico che ci è stata gentilmente donata da un editore che ieri sera ha partecipato al spettacolo teatrale con la preghiera di Dario Magari. Che vedete esposti in questa parola.
attestato quale nostra, il signor di Stretta Giuseppe, che ha donato alla Società Operaia di Santa Linfa delle poesie. Prego, signor Stretta, eccolo là. Grazie. E continuiamo con il signor Falsitta Gaspare, che ha donato dei libri e in questo caso ritira l'attestato il cugino, signor Falsitta. Prego. Abbiamo preparato un attestato anche per l'Istituto Professionale di Santa Ninfa e in questo caso a ritirarlo sarà il professor Francesco Bellafiore. Prego. Proseguiamo con l'Istituto Comprensivo di Santa Ninfa e quindi invito il professore Pantaleo a ritirare l'attestato. Proseguiamo con... Ieri Peppe diceva che questi festeggiamenti hanno avuto diversi momenti, tra cui c'è stata una passeggiata per i soci nella riserva naturale Grotta di Santa Ninfa, che è stata realizzata in collaborazione con Legambiente e quindi invito la signora Elena Biondo a ritirare l'attestato in rappresentanza di Legambiente. Prego. Chiudiamo la consegna degli attestati con il signor De Stefani Mario, nipote del fondatore della società operaia e quindi è la chiusura migliore che potessimo fare per il 130° anniversario. Io vi ringrazio ancora e... vi do l'appuntamento in Piazza Libertà fra pochi minuti per la deposizione della corona di fiori e l'esibizione della fanfara dei bersaglieri. Grazie ancora. Attenzione!
caduti.